Dati soddisfacenti per export e PIL, le vendite all'estero trainano la performance delle imprese molisane e la regione scommette sull'internazionalizzazione, con azioni di programmazione, col piano avviato insieme ad ICE e con eventi come il roadshow del 23 ottobre, a partire dal quale, grazie alla collaborazione anche di Camera di Commercio e Organizzazione di Categoria, ogni mercoledì fino a gennaio ci saranno esperti a disposizione delle aziende. Abbiamo diversi eventi, che incontri ed eventi che hanno mostrato a stakeholders, a partner esteri, quanto siano eccellenti i nostri prodotti. Abbiamo convenzioni stipulate, una in particolare con l'Istituto per il Commercio Estero, abbiamo l'accompagnamento che facciamo normalmente attraverso i nostri uffici alle imprese che vogliono internazionalizzare, abbiamo il roadshow che si terrà il 23 ottobre assieme ai partner Camere di Commercio e Associazioni di Categoria per l'accompagnamento alle piccole e medie imprese, che sono quelle che hanno maggiori difficoltà a rapportarsi con i mercati esteri. Ricordiamo una cosa, il Molise per vocazione è una regione destinata ad esportare, perché il nostro mercato locale è molto piccolo rispetto alla potenzialità dei nostri produttori. Pensi solo al vino. Lei deve sapere che noi la maggior parte del vino prodotto in Basso Molise lo esportiamo ai giapponesi. L'export le sta dando in particolare soddisfazioni, dati davvero buoni. Dati ottimi, siamo a un più 59% rispetto all'anno scorso, dati che non provengono dalla regione Molise ma provengono dallo Svimez, che è un istituto che opera maggiormente sui dati e sulle regioni del Mezzogiorno. Non solo rafforzamento della presenza di prodotti made in Molise sui mercati esteri, altro terreno di lavoro per la giunta Toma è l'attrazione di investimenti stranieri in Molise. E di queste ore la partecipazione al NIAF di Washington con ben 26 imprese che hanno risposto positivamente al bando che abbiamo fatto come Regione Molise. Sono convinto che è una grande opportunità per la nostra regione e per il nostro tessuto produttivo. C'è un fermento e una nuova linfa di ottimismo nei confronti delle imprese, nei confronti della classe dirigente della regione. Stiamo puntando molto su questo con tutta una serie di azioni, ma anche di incoming, vedi il piano strategico del turismo, che possa portare gente all'interno della nostra regione con possibili investimenti e nuove iniziative.